Oh, cari amici di Gorizia TV, abbiamo con noi l'ex assessore alla cultura di Gorizia, più direttore o presidente, se non mi ricordo bene, di Mittelfest anche, no? Sì, Caro Devita. certo. Io lo chiamo il pioniere delle idee e delle attività goriziane, perché lui è stato un personaggio che ha veramente dato tantissimo alla città, che ha organizzato, non so, il Dicembre Goriziano, il grandissimo Mickerstätter, ha fatto venire Sgarbi una marea di volte, il Teatro Verdi ha avuto sempre un grandissimo successo, un grande cultore della vita della città di Gorizia. Allora, io chiedo a... Ti ho pubblicizzato in pieno, caro Mamma Devita, mia, è una anche roba... esagerato, ma Aspetta, comunque. l'ex assessore Devita, cosa può dare... Cosa darà o cosa può dare a questa città che è un po' in declino? Ma guarda, tu hai detto una Sì. cosa giustissima, e cioè abbiamo coltivato quelle che sono le potenzialità di Gorizia. Io dico una cosa, guarda, ci sarà tra poco lunedì, posso Sì. annunciarlo, ecco, lunedì alle 18 all'Agriturismo Brumat facciamo con Marino De Grassi una riunione e si chiamerà Chi nasconde i tesori di Gorizia? Ecco, io vorrei sapere chi nasconde i tesori di Gorizia. Ne abbiamo tanti, ne Sì. abbiamo in campo enogastronomico come la Rosa di Gorizia, la Gubana di Gorizia. Oggi ho fatto un articolo sul miele di Sì. Gorizia. Tutti si dimenticano un po' alcune cose, no? Una delle quali è per esempio il miele. Noi abbiamo dei produttori a Lucinico che sono fantastici, che fanno del miele buonissimo. Al di là di questo, per fare turismo bisogna legarlo all'enogastronomia, ci sono tantissime cose ancora da fare, tra cui un museo che è lì che aspetta il tesoro di Aquileia, che se ce l'avesse Udine avrebbe fatto una specie un grattacielo avrebbe fatto per ospitare il tesoro che ha Gorizia. È incredibile che ci sia un museo, che tra l'altro Posso si dire dice che che... dovrebbe diventare del Novecento, non capisco cosa c'entra il Novecento con un tesoro di Aquileia e la donazione teresiana, che comunque è un periodo ben diverso della storia di Gorizia. Senti, posso dire una cosa? Che Certo, scusa. quel museo lì praticamente è stato inaugurato con te, no? Sì. Diciamo, io ho detto che è stato inaugurato 3 volte al limite. Sì. Però dico, tu hai fatto tantissime cose in quel museo, però oggi è rimasto lì. Sì. E bisogna, come hai detto tu, bisogna valorizzarlo, no? Certo, e la differenza tra un museo che diventa semplicemente un contenitore di mostre temporanee e un museo con un tesoro all'interno, come la donazione teresiana e il tesoro d'Aquileia, c'è una differenza enorme, perché un museo vero e proprio, come quello di cui parlo io, Sì, esatto. attira gente per tutto l'arco dell'anno ed è un museo di valenza europea. Se questo non lo capiscono, cercherò, ecco quello che posso Sì, fare, cercherò di ecco. farlo capire in tutte le maniere, Poi, perché sì. su molte proposte non sono d'accordo ovviamente, non sono d'accordo su alcune proposte in particolare, tra cui questa del museo, senz'altro. Senti una cosa, dopo io ho notato anche un'altra cosa, perché sai, io ho 30 anni di archivio della Lo so, città, lo ti ho so. te da piccolino a parte tutto, no? Bene, devo dire che l'inventore di Gusti di Frontiera è stato Brancati, Sì. però chi ha fatto delle cose veramente mega galattiche è il grande assessore alla cultura Devita, perché ha fatto delle innovazioni tremende, ha fatto anche a parte tutto in questi stand, in queste cose, anche della musica, che è arrivato perfino quel personaggio che Certo, suonava musica dei Beatles, non so se tu ti ricordi, quello dei no? Beatles. E poi, sì, Questo certo. intendo io, è E stato abbiamo un valorizzato, cambiamento, ma sì. Ecco. certo, in Gusti di Frontiera abbiamo valorizzato sempre i musicisti goriziani. E qua voglio spezzare una lancia Al museo, per questi sì. musicisti goriziani che sono bravissimi, ci sono dei complessi veramente validi, ci sono dei compositori anche Sì, validi sì. a Gorizia che vanno valorizzati, come andrebbero valorizzati in una manifestazione come Gusti di Frontiera, Sì, i ristoratori goriziani. esatto. Quando lo facevo io, i ristoratori goriziani erano al centro dell'attenzione, perché evidentemente quando si fa una manifestazione di questo genere bisogna pensare a valorizzare le cose proprie, Sì. oltre che a chiamare più gente possibile creando eventi, creando Sì. appunto lo padiglione della Francia che era finato, avevamo il padiglione Sì, del padrinare pesce, francese, sì. siamo Con le riusciti orchidee. in fondo Non per le un orchidee, come si chiamavano? le Diabomo. ostriche, Sì, le sì. ostriche, Mamma ecco. mia, voglio dire, per la prima volta quando ho preso in mano Gusti di Frontiera, Gorizia è riuscita a superare Udine, Sì. perché gli espositori, per esempio austriaci e anche altri, Sì. sono venuti da Udine a Gorizia, perché c'era più successo qui. Esatto. Bisogna saperle fare le Parliamo, sì, cose, qua esatto. invece Sì. non le sanno fare, No, ovviamente. veramente,
l'assessore alla cultura non c'è più a Gorizia, però sì, mi dispiace perché come si chiama il sindaco Ettore Romoli, lui ha gestito bene le sue belle cose, ha risparmiato tanti soldi, però. Mamma mia, certo. Ha fatto benissimo, ha lasciato un patrimonio che andrà in qualche maniera investito a Gorizia. Ecco, sull'investimento di questo patrimonio bisognerebbe dire qualcosa di importante, di interessante. Gorizia è una città, ripeto, che ha grossissime potenzialità. Qua i goriziani si sono dimenticati di cosa è Gorizia, questo è il discorso. Posso, se mi permette, ancora una cosa, abbiamo fatto tutta una serie di mostre proprio per recuperare tutta la storia di Gorizia, proprio con Marino De Grassi, ma anche con tantissimi bravissimi ragazzi che avevamo riunito in questa associazione Il Millennio. Avevamo fatto delle mostre, avevamo trasferito i finanziamenti che andavano a vecchi storici, ormai ottantenni o cose del genere, a dei ragazzi che avevano bisogno di soldi, avevano bisogno di guadagnare, ovviamente. Beh, chiaro, logico. Laureati e non laureati. Tutti quanti hanno fatto una bella carriera, non sarebbe l'ora di ripetere quell'esperienza? Si può fare, tutto si può fare se si vuole fare, ma permettimi questo, se si ha anche la testa della fare. Speriamo che quella del non sepol, sepol. Ecco. Invece devo dire un'altra cosa, sempre Mittelmoda. Sì. Un successone veramente grandioso, oggi perso per la strada. Sì, ecco. Su questo io sai che non... c'era questo bravice... Non c'è, per fortuna. Sì. Maurizio Tripani che si occupava di questa cosa e se ne occupava anche molto bene. Un grande personaggio. Bisognerebbe chiedere certamente a lui. Anzi, a lui. Mi hai fatto venire in mente un'idea, gli telefonerò molto presto. Ecco, perfetto. Bravissimo. Invece un'altra cosa, ho letto sul giornale, oggi cambiamo, nasce il comitato, il comitato contro gli schiamazzi. Sì. Tu cosa dici? Bisognerebbe nasce il comitato contro gli schiamazzi. Bisognerebbe mettersi nei panni di chi vive proprio vicino a queste, a questi dove avvengono questi episodi e queste cose qua, insomma, certamente non è piacevole per chi ci vive. D'altra parte bisogna trovare dei luoghi in cui i ragazzi possano divertirsi. Sì. Uno dei luoghi, ecco, parlavamo prima di Maurizio Tripani, certamente l'ex fiera di Gorizia. Esatto, cosa serve? Se ne parla, però ne parla da 10 anni, no, o anche di più, da 20 anni, e non se ne fa niente. Bisognerebbe creare degli spazi o delle discoteche, metti tu qualcosa che faccia, che attiri gente anche non solo goriziani ma anche da Nova Gorizia. Abbiamo un problema di concorrenza con Nova Gorizia oltre che di collaborazione, e questo i ristoratori e anche i negozianti goriziani lo sanno molto bene, no? Perciò bisogna darsi da fare. Allora comunque David, per concludere, i giovani, cosa possiamo dire per i giovani? Il destino dei giovani è legato al destino di Gorizia. Allora, il turismo, in questo caso turismo culturale e non gastronomico, Gorizia ha le potenzialità per poterlo sviluppare. Il che vuol dire che nel momento in cui riesci a portare dei turisti e della gente che venga pure dalla Slovenia o da paesi europei, ma che venga anche da Trieste, da Udine, dalla Lombardia, dal Veneto, come ogni tanto accade anche a Gorizia, vuol dire rimettere in circolo tutta una serie di attività commerciali e dare lavoro ai giovani, è l'unica maniera. Esatto, se il soldo gira, gira anche il commercio. Se il soldo gira, gira il commercio e ovviamente aumentano i posti di lavoro possibili. Io non credo molto nell'opzione industriale che ormai purtroppo a Gorizia, a meno che non vada a segno quella questione della zona franca, che può essere una grande occasione, niente da dire, quella è una cosa bella. O la pipistrella, come ha detto il sindaco. Sì, o se no la pipistrella. Però io ho detto che è come una telenovela. Sì, vabbè, un po' lunga, sì. Sì. E cosa dici? In conclusione cosa possiamo dire allora? In conclusione io sai cosa posso dire? Non è che vado a chiedere voti o cose del genere. Io direi questo, però la gente prima di votare pensi un momento a chi ha combattuto per Gorizia, a chi ha speso qualche parola per Gorizia, a chi ha messo la faccia per Gorizia in questi ultimi anni, perché ci sono dei candidati sindaci, e quindi non parlo né di Ziberna né di Gaggione, che qualcosa hanno fatto, che non si sono visti per cinque anni, e sono venuti fuori adesso dei parvenu che non sanno cosa dire, e infatti dicono molte molte stupidate. Bene, caro, e per concludere, caro Devetak, devo dire anche un'altra cosa, una grande manifestazione l'avevi fatta tu, il Carnevale di Gorizia fatto in Castello, ecco. Devo dire, perché tante cose bisogna specificarle, no? Ecco. Certo. Allora, per concludere, Gorizia TV quest'anno festeggia 20 anni di attività in TV, perciò la festa
Lui ha perso i suoi occhi anche qua, no? Ecco, cosa puoi dire in conclusione? Ma io in conclusione dico che Gorizia TV è stata un po' la testimonianza di 20 anni di vita goriziana che hanno avuto i suoi alti e i suoi bassi. Esatto. Però certamente oggi è il momento di riprendere in mano un momento questa città e rilanciarla. Ecco, non voglio criticare nessuno. Dico questo, si può fare certamente di più. Va bene, grazie mille, Devetak, e buon lavoro. Grazie.